circa 80 poliziotti penitenziari e ci sono circa 100 detenuti in più rispetto a quella che è la capienza regolamentare. Questo è il risultato di una politica nazionale adottata dai governi che si sono succeduti alla guida del nostro paese, scellerata, poiché i compiti della polizia penitenziaria negli anni sono sempre aumentati. Sono stati costruiti nuovi carceri, nuovi istituti, quindi è aumentata anche la popolazione detenuta, ma contemporaneamente le dotazioni organiche del personale sono state diminuite, tagliate. La dotazione organica della polizia penitenziaria prevedeva 45.000 persone. Con la legge Madia sono state portate a 41.000. Oggi ne abbiamo in servizio meno di 37.000, 36.600. Questo significa che queste persone sono costrette a fare doppi turni, turni di straordinario massacranti, tra l'altro mal retribuite, parliamo di circa 6 euro nette l'ora, e hanno una conseguenza sulla loro salute importante. Poi... La CGIL è partita con una serie di manifestazioni in tutto il Lazio e oggi è la tappa di Villavecchia, perché siamo arrivati veramente allo stremo. Siamo come pianta organica nazionale 41.000 unità sulla carta, siamo 36.000. Nel Lazio mancano 700 agenti. Qui a Civitavecchia, qua a Civitavecchia nuovo complesso e la cassa di funzione di Civitavecchia, che sono unificati come direzione, mancano 80-90 colleghi. Causa dell'emergenza Covid, tutte le problematiche sono state amplificate, cioè noi è un anno che lavoriamo con gruppi turni, ferie non godute, riposi tolti, cioè siamo in una situazione allo stremo, cioè non c'è più possibilità di fare nessun margine di manovra nell'ambito dei turni di servizio. Poi noi non è che abbiamo delle macchine che escono e vanno a pattugliare il territorio, perciò invece di 5 macchine faccio uscire 3. E noi abbiamo dentro dei detenuti con delle postazioni fisse che vanno presidiate, vanno assicurati comunque quelli che sono i diritti dei detenuti, perciò diciamo l'ora d'aria, i colloqui visivi, le telefonate, le visite pronto soccorso, tutte cose di cui non si può fare a meno. E allora devi chiedere ai colleghi, invece di fare le 6 ore di servizio, si fanno le 9, le 10, le 12 ore di servizio, ma no, una volta, due volte e stop. È un anno che siamo così. E oggi portiamo avanti ancora rispetto a venerdì, la manifestazione che abbiamo fatto venerdì, la portiamo avanti e la estenderemo anche a livello nazionale, credo, sotto Palazzo Chigi, perché la mancanza di personale genera una situazione veramente che mette in difficoltà il personale. Il primo, il discorso dei progetti rieducativi. Noi vogliamo anche capire i soldi che stavano messi sui progetti rieducativi, avendo noi previsto nella Carta Costituzionale il percorso di rieducazione, non riusciamo a portarlo avanti per la mancanza di personale. E quindi uno dei problemi che genera. L'altro problema che genera è che noi non riusciamo, non avendo il controllo dell'istituto e quindi non essendo presenti fisicamente dentro l'istituto, non riusciamo a fornire un servizio di intelligence degno alle forze di polizia, alle altre forze di polizia che stanno sul territorio. Quindi questo crea un cortocircuito anche con i nostri colleghi. Quello che noi chiediamo alla politica, che chiederemo con forza con un sit-in, una manifestazione nazionale, è un piano di assunzioni straordinarie di circa 7.000 unità, perché anche il turnover non riusciamo a coprirlo con le assunzioni che sono previste nel 2021, e quindi per forza dovremmo chiedere un'assunzione straordinaria di almeno 7.000 unità, proprio per capire come la politica vuole mettere in campo tutti gli sforzi possibili per rimettere in piedi un discorso di rieducativo per il carcere.